servizi, delle strutture, le donne si sono ritrovati i figli a casa e anche a doversi occupare degli anziani. E quello che è appunto emerso è che, come appunto a livello generale nazionale, è proprio che sono le donne a sacrificare la propria vita personale e professionale e che sono quelle che si occupano H24 dei familiari e non avendo più tempo per sé. La cosa che è emersa in particolare, che ci ha subito colpito, è proprio quello di come le donne hanno dovuto rinunciare al proprio tempo libero. Poi magari la professoressa ci spiegherà meglio, e ciò significa che non hanno tempo per sé, quindi a parte per fare sport, attività sociale, anche per fare attività di formazione. Quindi questo ha significato tornare indietro e ha fatto emergere quello che è ancora il retaggio culturale. Quello che c'è bisogno di far capire a chi ci governa appunto è soprattutto allo Stato, è quello di dover essere vicine alle donne per far sì che non ci siano più relegate le donne ai margini sociali. Quindi le donne devono poter socializzare, poter andare a lavorare tranquillamente senza avere la preoccupazione di doversi occupare della propria famiglia, se non attraverso dei servizi. Attraverso dei servizi che vanno appunto garantiti e attraverso appunto degli incentivi ad assumere le donne.